Revenge porn. Sapete di che cosa si tratta? Revenge porn letteralmente significa porno vendetta. È una normativa che è stata recentemente introdotta nei paesi anglosassoni per tutelare tutte quelle donne che involontariamente vedono i loro video messi su internet, i loro video pornografici, magari da parte di ex fidanzati. Questo tipo di reato oggi è sanzionato in Italia con la diffamazione oppure più in generale con una violazione della privacy, ma non esistono norme specifiche fatte per questo tipo di reati. La cosa interessante è che il mondo anglosassone ha previsto delle norme che sono espressamente previste per questi fatti. Questo che cosa significa? Significa individuare con maggior precisione i soggetti responsabili, che sono sia coloro che fanno questi filmati e li mettono su internet, ma anche coloro che li distribuiscono su internet ed anche i siti che poi pubblicano questi reati, e naturalmente anche delle pene precise nei confronti di questi soggetti. E quindi questo che cosa comporta? Comporta da una parte che le pene siano sicuramente più certe e più sicure, e dall'altra parte che si hanno maggiori garanzie e maggiori tutele per intervenire immediatamente per togliere quei video da internet, cosa che oggi è più difficile da fare in Italia, perché noi sappiamo che in Italia, di fronte ad immagini di questo tipo, si può fare una denuncia al garante della privacy oppure si può ricorrere anche in tribunale, ma non è certo che il giudice o il garante della privacy decida di togliere immediatamente queste immagini. Ed abbiamo visto che purtroppo, soprattutto ultimamente, alcune ragazze si sono tolte la vita proprio per la vergogna delle immagini che sono state pubblicate su internet. E allora io credo che sia necessario che venga legislata una normativa ad hoc, esattamente come è stato fatto in Inghilterra, affinché questi casi non accadano più, o comunque chi compia questo tipo di reati venga severamente sanzionato.